Il Club dei Lettori Riluttanti, newsletter numero 1, giugno 1989. Salve, lettori! Sono Elliot Gregory, temerario libraio della libreria Over the Rainbow, e sono qui per annunciarvi una straordinaria novità, una newsletter mensile con consigli per chi odia la lettura. Perché? Beh, pensate all'ultima volta che avete varcato la nostra porta gialla e avete chiesto al nostro piccolo e intrepido staff che libro consigliereste a mio figlio, figlia, coniuge, fratello, sorella, nipote, capo, eccetera. Adoro i libri, ma non ho idea di cosa gli le piaccia. È una domanda che ci viene posta tutti i giorni e per noi rappresenta una sfida meravigliosa. Come trasformare un lettore riluttante in un vero e proprio bibliofilo. Oppure, considerate le varianti di questo dilemma. Forse avete un figlio che un tempo leggeva molto, ma ora sembra aver perso interesse. Magari a vostro marito piacciono solo i gialli e voi sperate di ampliare un po' i suoi orizzonti. Oppure, state andando alla festa di compleanno del vostro capo e vi siete dimenticati il regalo a casa. Qualcuno può darvi una mano? Niente paura. Qualsiasi sia il vostro problema, noi della Over the Rainbow siamo pronti a venirvi in soccorso. Quello che avete ascoltato è un estratto dal secondo capitolo de La libreria dei lettori riluttanti di Gretchen Anthony, in libreria per HarperCollins. Io sono Dario Albertini e vi do il benvenuto a Kallax. Kallax, i libri dell'estate. I suggerimenti di lettura nell'estate 2024 su Caffè Italia ve li porta Kallax sotto l'ombrellone, quindi sul bagnasciuga piuttosto che sulla riva del lago, in campagna, in montagna, ma anche sul terrazzo o sul divano di casa vostra. È un tema che affrontiamo spesso, quello che Gretchen Anthony sviluppa nella libreria dei lettori riluttanti, ovvero come si fa a invogliare un figlio, una figlia, un marito, un amico, un'amica a leggere. Beh, la scelta del libro è fondamentale. Provate a pensare ad un adolescente che non ha nessuna intenzione di leggere quando gli regalate un libro, un tomo di 300 pagine. Beh, a meno che quell'adolescente non sia almeno curioso per il genere fantasy, vai poi a capire che filone del genere fantasy, che è così ampio, probabilmente solo a guardare lo spessore del volume si spaventerà. Alla stessa maniera, se volete riportare al piacere della lettura una persona che vi è cara, dovrete stare molto molto attenti e probabilmente, così come qualche volta succede a me, perché succede anche a me, entrando in libreria vi sentirete assolutamente persi. E quindi cosa farete? Vi rivolgerete al libraio o al commesso della grande libreria di catena, nella speranza che vi possa guidare nella scelta migliore. A questo punto devo salutare, e non è incoerente con la trama della libreria dei lettori riluttanti, tutti i librai indipendenti, quelli che con coraggio e determinazione portano avanti una vera e propria missione nelle città, ancor più nelle periferie delle città stesse o anche in zone remote del loro territorio. Perché il libraio indipendente, la sua libreria, rappresentano veri e propri avamposti di cultura, luoghi che non sono soltanto negozi, ma luoghi dove si può stimolare la propria fantasia oppure trovare degli stimoli per quella degli altri, dei figli, degli amici, persino del capo, che magari avete scoperto avere un gusto particolare di lettura, e allora, per fare bella figura, tac, sai che faccio? Gli regalo un libro. Perché questo saluto che io ho voluto rivolgere, e lo rinnovo
agli amici librai indipendenti è perfettamente coerente con il libro di cui vi parlo oggi? Beh, perché siamo in una libreria indipendente. Siamo in una di quelle librerie indipendenti che purtroppo, per vari casi della vita personale e professionale dei librai, sono destinate alla chiusura. E infatti i vari capitoli della libreria dei lettori riluttanti sono intitolati con una sorta di conto alla rovescia, perché la libreria sta effettivamente per chiudere per una ragione molto semplice, che vi svelo ovviamente solo in parte. Perché l'immobile è stato messo in vendita. Qui il problema non è la crisi nei gusti di lettura e quindi la crisi nelle vendite del libro. Qui il problema è che sta per venire meno proprio il muro, le colonne, sta venendo meno lo spazio che occupa gli scaffali. E Elliot, che è il titolare, il proprietario della piccola libreria Over the Rainbow, vuole dimostrare che la sua libreria risolve un problema, e lo fa con il suo staff. Vi ricordate come l'ho definito, anzi come lo definisce lui? Piccolo e intrepido staff, al quale chi entra nella libreria chiede evidentemente aiuto. È un carosello di personaggi che diventano protagonisti di vere e proprie gag, dialoghi anche comici. La libreria, dicevo, è un luogo di aggregazione e la Over the Rainbow non fa eccezione. Diventa una sorta di bar dove le persone si raccontano, si confidano. Diventa un luogo anche dove talora si fa pettegolezzo. Tutto però all'insegna della più assoluta e pervasiva allegria. La Over the Rainbow è quindi, come tutte le librerie indipendenti, un posto da salvare. Perché? Perché ha questa missione, si rivolge al lettore riluttante, a chi non è mai stato lettore, a chi lo è in maniera distratta, ma ho tempo da perdere, cosa faccio? Guarda, ho un libro sulla scrivania oppure sullo scaffale, lo prendo, leggo qualche pagina, non lo so dove arriverò, magari lo lascerò lì subito dopo l'incipit, dopo poche pagine, magari lo leggerò a balzelloni, scusate l'espressione, mi piace dire così, oppure no, quasi quasi esco. Ecco, lo spirito di Elliot, proprietario della libreria Over the Rainbow, apparentemente destinata alla chiusura, è esattamente questo. E il ritratto di Elliot, del suo intrepido staff che ci offre Gretchen Anthony, è veramente allegro. E proprio per questo ho deciso di scegliere questo libro per aprire il ciclo dell'estate 2024 di Kallax, i libri per l'estate di Caffè Italia. Perché va bene sotto l'ombrellone, va bene sul divano di casa, va bene se lo volete leggere di un fiato, come ho fatto io, va benissimo se volete leggerlo a spizzichi e bocconi. La libreria dei lettori riluttanti di Gretchen Anthony, lo trovate in libreria per HarperCollins. Kallax, i libri per l'estate. Non recensioni, ma suggerimenti. Non sensazioni, ma qualcosa che va anche oltre la sensazione. Direi soprattutto un'ispirazione. Io sono Dario Albertini, vi ringrazio per l'ascolto. Tutti gli episodi sul podcast, sul canale YouTube di Caffè Italia, dove raccontiamo storie che aprano orizzonti. Kallax, i libri dell'estate.